Buonasera, grazie a Torino Spiritualità, naturalmente sempre. Oggi sono un po' emozionato perché, oltre al fatto di essere a Torino Spiritualità, perché io sono un lettore di Stefansson, per cui mi sento particolarmente coinvolto all'interno di questa presentazione. Vi dico chi è, in due parole. Ha scritto una decina di romanzi, è appena stato pubblicato qua in Italia dalla sua casa editrice, Iperborea, qui ci vorrebbe un applauso ulteriore per me. Una bellissima raccolta di poesie che si intitola Quando i diavoli si svegliano dei, e che voi leggiate il romanziere o il poeta, troverete moltissime storie nelle cose che leggete. E sia nei romanzi che nella poesia tutto prende l'avvio sempre o molto spesso dalla vita quotidiana, dal domestico. E questi personaggi dal domestico però sempre o molto spesso si spostano su delle grandi domande. Dal piccolo si va appunto a interrogarsi, e noi che leggiamo non possiamo fare a meno di fare lo stesso percorso. Per cui leggere Stefansson vuol dire anche confrontarsi con queste grandi domande. Insomma, come avete capito, lo amo particolarmente. Vi chiedo di darmi una mano allora, e ancora un applauso per Jon Kalman Stefansson. Benvenuto. Benvenuto. Allora, lascerò spazio anche a voi, naturalmente a un certo punto vi chiederò se avete una domanda, so che è un autore molto amato, per cui sicuramente c'è qualcuno di voi che ha delle curiosità, e io insomma vi lascio vostro spazio volentieri. Partirei da qui però, partirei dall'Islanda, nel senso che non credo sia possibile partire da altrove, no? in questo viaggio. L'Islanda sembra essere la concentrazione degli elementi, sembra il luogo nel quale la terra si sublima, si va al suo massimo, sta al suo massimo, il calore è più calore, il fuoco, la terra, il ghiaccio, l'acqua che diventa ghiaccio, il freddo, l'aria. Insomma, sembra uno di quei posti, ed è così effettivamente, io ho avuto la fortuna di andarci, fatto apposta per confrontarsi con le grandi domande. Sembra impossibile, stando lì, sfuggire alle grandi domande. È così anche per te? E quanto la tua ricerca deve alla tua terra? Hello. Nice to be here in this wonderful building. I'm just curious or thinking. It's not the first time, but I think there's 80% women, 20% men. Allora, buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui, ma soprattutto mi incuriosisce la percentuale di uomini rispetto alle donne. Stiamo parlando di un 80% donne, occhio e croce, e 20% uomini. Dal palco si vede così. And sometimes it's that because of some of the men are perhaps because their wife forced them to come. E di quel 20% di uomini, magari è solo la moglie che gli ha detto vieni anche tu o vai e poi mi dici com'era. You have to apologize, we men, we are not that clever. Scusateci, perché noi uomini non è che siamo un po' così svegli. So without, if, you know, if men would rule everything, there would be almost no literature. Oh, perché se gli uomini si occupassero di tutto non ci sarebbe praticamente quasi letteratura. Well, Iceland.
Yes, it's a very special place, and but you know, you have authors in Iceland who never think about, you know, nature or whatever. Sì, l'Islanda è un posto molto speciale, però c'è anche un'altra Islanda che magari ti fa pensare meno, diciamo. Comunque sia, c'è questa natura effettivamente. There's one friend of mine who was a known author in Iceland. He almost gets sick every time he leaves Reykjavik, the capital town. Ad esempio c'è un mio amico che fa anche lui lo scrittore, che ogni volta che va via quasi sta male fisicamente perché è lontano da Reykjavik, che appunto è la capitale. But the difference between, you know, Iceland and Italy or most of Europe is that the nature is always there, you know, like breathing. E direi che la differenza principale tra l'Islanda e l'Italia, piuttosto che gli altri paesi europei, sta nel fatto che in Islanda la natura è ovunque, la respiri praticamente. So it's impossible to write the story of Iceland without writing the story of the nature and the weather. Quindi è praticamente impossibile scrivere di Islanda se non si scrive della natura e del clima, del tempo dell'Islanda. And for some reason, nature has always been, and the weather, very important for me. E appunto, forse per questo, la natura e anche le manifestazioni climatiche, appunto, sono sempre state molto importanti per me. But that's not, you know, I never think about it. It's just, I have this, you know, landscape inside me. Però in realtà non è che ci pensi, perché ho semplicemente questo paesaggio che mi porto dentro di me. So it's, you know, when I'm writing about weather or I just, you know, close my eyes and write because it's there inside me. Quindi ad esempio quando parlo di qualcosa che riguarda appunto il tempo, piuttosto che del ghiaccio, per dire, beh, parlo di qualcosa che mi porto dentro di me. I was in Corsica, you know, just a week ago for the first time ever. Una settimana fa, ad esempio, sono stato in Corsica per la prima volta nella mia vita. And it's similar in that way that the nature there is not tamed. Ed è simile in un certo senso all'Islanda, perché la natura è ancora allo stato selvaggio lì. But I think the difference is that you know, Corsica, it's very beautiful, but it's more or less same everywhere. Però c'è una differenza, perché la Corsica è anch'essa molto bella, ma è più o meno la stessa in tutta l'isola. But if you drive in Iceland, every second hour you know, the landscape changes almost completely. Ma in Islanda, se invece andate in giro, ad esempio in macchina, ogni due ore il paesaggio cambia in maniera radicale. And the weather is never the same. E anche il tempo non è mai lo stesso. The one thing that you learn not to trust in Iceland, that's the weather. E una cosa che subito capisci che non ti puoi fidare assolutamente è proprio il tempo. In Islanda cambia di continuo. Therefore we are mostly just inside. Per quello passiamo la maggior parte del tempo al chiuso. Writing books about the weather. A scrivere libri proprio sul tempo dell'Islanda. Senti, ho detto nell'introduzione che i tuoi personaggi sono molto attratti dalle grandi domande, sono spesso, anzi, quasi motori delle storie. Mi viene in mente, ad esempio, l'uomo economico di Luce d'estate ed è subito notte, no? Che incomincia a sognare in latino, che però non sa il latino, per cui, come dire, ha già un problema, però è molto esemplificativa quella cosa lì, perché è una meraviglia che non si riesce a comprendere. Ed è forse
quello che sta dietro ogni partenza, ogni ricerca, un qualcosa che ti meraviglia, che ti colpisce, ma che non riesci a comprendere. Sono cose rivelatorie per alcuni personaggi, per altri si rivelano assolutamente distruttive. E penso, non so, Paradiso e Inferno, al ragazzo che per seguire la poesia dimentica la cerata prima di imbarcarsi, una schiera di famiglie rovinate dal seguire l'amore, che è una cosa cui Stefansson racconta sempre. Insomma, sembra che seguire le grandi domande sia da una parte salvifico, ma dall'altra anche pericoloso. I mean, it's dangerous just, you know, cross the street. A car just can hit you down. In realtà è pericoloso anche attraversare la strada, può passare la macchina e ti colpisce, ciao. And you know, I once saw a map drawn by, you know, here in Italy, food map of Europe. Una volta, ad esempio, in Italia ho visto una cartina dei cibi dell'Europa. And so you divided the Europe into area, you know, food area. In sostanza divideva l'Europa in aree alimentari. Here in Italy it was safe, in France it was okay. Ad esempio in Italia nessun pericolo, in Francia ok. And then you get far north, so you get more far away from okay. E poi più vai a nord e meno ok. And in Iceland, you know, there was, you know, Barbaric, don't go there, dangerous. E per l'Islanda c'era proprio il warning, non andateci, pericolosissimo, lasciate perdere. So the danger of living is, you know, in many places and has many faces. Quindi in realtà la tensione di vivere si trova in tante forme diverse, in tanti luoghi diversi. But I remember the first novel I wrote, it was published in Iceland 1996, called Ditches in Rain. Ad esempio, il primo romanzo che ho scritto nel 1996. There was this old farmer who was who started and he took it from his father, started to rewrite the Bible. C'era in sostanza questo contadino che prende il testimone da suo papà e decide di riscrivere la Bibbia. Because they knew that just small part of the Bible was written by God, so they were rewriting it, writing, you know, finding what God wrote. Quindi in sostanza sapevano che solo una parte della Bibbia era stata scritta da Dio e quindi la volevano riscrivere aggiungendo tutte le cose che aveva detto Dio. And I didn't have a faintest idea why I was writing this and how this would end. E ovviamente man mano che scrivevo non avevo la più pallida idea né del perché stavo scrivendo questo libro né dove sarei andato a parare. Therefore I wrote three books about it. E poi ci ho scritto tre libri sopra comunque. You know, while I was thinking. Mentre ci pensavo a cosa stavo facendo. And I was always certain that you know, the answer would appear to me. Non ho mai dubitato un attimo che la risposta mi sarebbe apparsa a un certo punto. And in the end of the third book, this book was not my book, but the book that this farmer was rewriting, it was finished. E poi la risposta, appunto, sono arrivato alla fine del mio terzo libro ed è solo alla fine del mio terzo libro che il mio contadino ha finito di scrivere, appunto, il suo terzo libro. The Bible. La Bibbia, ovviamente. It was 30 pages. Era 30 pagine. With big letters. Scritta grande così. And then came a man to this countryside. E poi è venuto un uomo in questa area di campagna. And it was even either God or the devil to talk about this book.
E poteva essere appunto il diavolo, magari il demonio, oppure un dio cattivo che vuole venuto appunto a parlare di questo libro. So I always from the first time have this need to write about what usually is called, you know, big themes. E quindi effettivamente io parto proprio da questo spunto, dalla necessità di dover scrivere di cose importanti. But as I always say, you know, and I was, you know, talking about food and Italy, you know, in that sense, food is just as important as God. E come dico sempre, ad esempio, parlando di questioni importanti, vi parlavo poco fa del cibo, dell'Italia. Beh, il cibo è importante quanto Dio. But you know, then I stay, you know, and because of the applause, I started to think, how will Italy draw up the map when it comes to heaven, you know, with food? How is the kitchen in heaven? E mentre è partito l'applauso, tra l'altro, stavo pensando un'altra cosa, cioè stavo pensando, ma se in Italia disegnassero la mappa del cibo come fosse il paradiso, cioè la cucina del paradiso divisa per cibi, insomma, sarebbe interessante. Maybe it's, you know, dangerous. Magari di nuovo ci sarebbe pericolo, dangerous appunto, no? A un certo punto. But you will find out. Vabbè, lo scoprirete voi. In the end. Alla fine, prima o poi. I'm completely forgot why I'm talking about this. Mi sono dimenticato completamente la domanda. What was the question? La domanda era se seguire le grandi domande, se da una parte possa essere salvifico, ma dall'altra anche pericoloso. I think it will be very dangerous only think about unimportant matters. Penso che sarebbe pericoloso solo pensare a cose poco importanti. Then we will in the end all vote for Donald Trump. Allora diventeremo tutti come Donald Trump, io ve lo dico. And I know literature both I always had this problem when I'm talking about literature abroad. E vedete, ho sempre questo problema in realtà quando parlo di letteratura all'estero. Because you have this, you know, you have poetry and you have prose. Perché ovviamente c'è poesia, prosa. But in Iceland we call it skaldskapur. Ma in Islanda lo chiamano come vi ha detto lui. So it's one word meaning both things. Quindi è un'unica parola che in realtà le riassume tutte e due. You know, skaldskapur, skald meaning a poet. Scout, appunto, che vuol dire poeta. And scapper comes from to create. E scapper, che appunto deriva da creare. And that word, you know, shows us what scoutscapper is about, what literature is about. E la parola stessa vi mostra in sostanza che cosa vuol dire, che cosa vuol dire letteratura. It's about to create. Ovvero creare. And just as the world was created with both small and big things. È proprio come il mondo che è stato creato con cose grandi e cose piccoline. It same goes with poetry and prose. Lo stesso accade con la poesia e con la prosa. And I think if God exists, or some kind of God exists. E penso che se Dio o una qualche forma di Dio esiste, and if he, she, or it created the world, e se lui, lei o it, giustamente, inanimato, ha creato appunto il mondo, I don't think there was ever question about big and small. Non penso che si sia mai posto il problema di grande e piccolo. Because it's all the same thing. Perché è tutta la stessa cosa. I mean, without coffee, there would be no meaning of life. Senza il caffè, la vita non avrebbe senso. So you have to write about everything.
Quindi bisogna scrivere di tutto. And especially the meaning of life. E soprattutto il significato della vita. To avoid Donald Trump becoming president again. Evitare che Donald Trump venga rieletto. Senti, ti porto un po' sul tema di Torino Spiritualità, che sono gli assenti. Gli assenti sono personaggi dei romanzi e delle poesie di Stefanson, si trovano ovunque. Nel tuo ultimo romanzo, almeno l'ultimo romanzo che è uscito in Italia, che si intitola La tua assenza e tenebra, si racconta la storia di un uomo che ha perso la memoria e che si risveglia in una chiesa, non ha memoria di sé, non sa chi è, né degli altri, non riconosce i luoghi, ha la sensazione di non essere mai stato in quel luogo. Lì per fortuna qualcuno lo conosce e tutte le persone che incontra, quelle che conosce, ma anche quelle che non conosce, hanno una storia da raccontargli, gli raccontano delle storie. Sono storie di vivi, sono storie di morti, sono storie di vivi dopo i morti. Insomma, la sensazione che si ha è che le due cose siano molto compenetrate, come se in un certo senso si mischino. Well, for me it's obvious that they are linked together. Beh, per me è ovvio che siano appunto legate assieme. I mean, we can't live without them who have passed away, and they can't live without us. Beh, noi non possiamo vivere senza di loro, senza le persone che non ci sono più, e loro non possono vivere senza di noi. Because if we forget them, they will be completely lost. Perché se noi li dimentichiamo, allora queste persone saranno perse per sempre. And by remember them, we, you know, we learn, we maybe learn something, or we are getting something. E magari ricordando queste persone impariamo qualcosa o comunque ne traiamo qualche beneficio. So I have never seen this line between life and death since I was, you know, kid or child. E fin da bambino, ad esempio, io non ho mai vista questa linea di separazione tra vita e morte. And I think I've right one reason for that I'm writing is that I'm trying to, you know, wipe out this border. E uno dei motivi per cui scrivo potrebbe essere proprio il tentativo di cancellarlo, questo portale. I know it's, you know, impossible, but you always have to try the very thing that is impossible. E so che è impossibile, però so anche che bisogna sempre provare a farle le cose impossibili. Therefore we have, you know, very good food in Iceland. E ad esempio è per questo che abbiamo dell'ottimo cibo in Islanda. In spite of this map made of from in Italy. Nonostante questa mappa che è stata, che è made in Italy, tra l'altro, questa mappa, io lo dico. So if we can do wonderful, wonderful food. Quindi se volete mangiare del cibo assolutamente buonissimo. We who are, you know, barbaric. Veramente il cibo da veri barbari. Maybe I can wipe out the difference between the living and the dead. Voglio dire, se riesco a farvi piacere il cibo dei barbari, in fondo eliminare la distinzione vivo-morto non è che sia così difficile, no? Possiamo fare un applauso anche a Sara Cuminetti, perché ci sono tanti modi di fare questo lavoro qua. Lei ne ha uno speciale. Abbiamo pensato di far leggere Stefanson nella sua lingua, vero? Ci sembrava una cosa, un'opportunità da non farsi scappare.
Io ne ho selezionate tre. Iniziamo con una, poi le altre due magari le sentiamo dopo. E ti chiederei di leggere come prima una libreria, una poesia. Sono libraio per quello, scusa, ce l'ho sempre in testa. Una poesia a cui sono molto legato e che è dedicata al rimpianto di un qualcuno che viene a mancare, che si intitola I nostri giorni senza te. Magari un attimino. Riesci a staccare la suoneria? Ah, ok. Ah, vabbè, succede. Ma è andata. Via. I mean, you know, we say hello. No. Noi ce li saluti. Ce li saluti quando risponde. Dica chi la sta chiamando, che li salutiamo tanto. Ok, she said. Me first or you first? Yes. Okay. Ma possiamo partire? Yes. Okay. Dagur okkar án þín. Bleik rönd á morgunhimni í vestri, óktóbur myrkrið hefur hörfað. Ég les horna tíma og finn þar brot og týndu bréfi, skrifuðu snemma á 16. öld, hugsanlega á Barðaströnd. Hér heilsast öllum vel nema hjarta mínu. Ég sakna þín svo ákallega að fólk óttast líf mitt. Dagar mínar án þín eru, þeir eru eins og þarna rofnar bréfið. Annað hefur ekki varðvist, ritað af Ólafi, einhverjum Ólafi. Skriftin vitnar viðkvæmni og styrk sem ekki andstæður, þvert á móti, náin systkini, stundum óaðskiljanleg. Meira vitum við ekki. Annað en að viðkvæmni og styrkur eru ekki andstæður, heldur það sem gerir manneskina fallega, færir hana til að elska af ákafa, sakna svo sterkt að það hreyfi við okkur fimm öldum síðar. Við vitum ekki hver það var sem Ólafur saknaði, hvers vegna þau voru ekki saman, hvernig það allt saman fór, svo saga liggur einhver staðar í lögum tímans. Við vitum ekki heldur hver Ólafur var, hvernig hann lifði, hvernig hann dó, við vitum bara að hann saknaði, svo ákaft að það var óttast líf hans, svo ákaft að öllum þessum árum síðar, öllum þessum lífum síðar, breytir hann bleikum morgunhimni í október í söknuð. La traduzione che vi leggo io è di Silvia Cosimini, che è la traduttrice. Non ci dimentichiamo mai nemmeno i traduttori. Il cielo mattutino orlato di rosa a ovest, il buio d'ottobre si è tirato indietro. Leggo di tempi passati e trovo il frammento di una lettera perduta. Scritta all'inizio del XVI secolo, forse sulla costa del Barðaströnd. Qui stanno tutti bene, tranne il mio cuore. Mi manchi talmente tanto che tutti temono per la mia vita. I miei giorni senza di te sono come... A questo punto la lettera si interrompe. Altro non s'è salvato, è firmata Olafur, un certo Olafur. La grafia rivela sensibilità e forza che non sono due opposti, tutt'altro sono due sorelle, talvolta inseparabili. Altro non sappiamo. Solo che sensibilità e forza non sono due opposti, bensì ciò che rende bella una persona, che la fa amare con passione, rimpiangere al punto da emozionare anche noi. 5 secoli dopo. Non sappiamo di chi Olafur sentisse la mancanza, per quale motivo non fossero insieme, come sia andata alla fine. La loro storia è sepolta chissà dove, negli strati del tempo. Non sappiamo nemmeno chi fosse Olafur, come abbia vissuto, come sia morto. Sappiamo solo che la nostalgia era talmente forte da far temere per la sua vita, talmente forte che tutti questi anni dopo, tutte queste vite dopo, tramuta un cielo rosa di ottobre in rimpianto.
qualcuno che vuol fare una domanda? È tutto pieno di vita e di storie che sono anche le nostre. Lui non ha paura di raccontare anche il male che è dentro di noi, anzi, in questo male poi ci mette anche l'altro risvolto che è anche di tutti noi, che è anche, diciamo, la nostra miseria, ma anche il nostro desiderio di andare verso la bellezza e verso la grandezza. E quindi questo ci dà coraggio. Io infatti quando leggo i libri di Stefansson, ad esempio mi trovo che quando devo fare un regalo, ad esempio a mia nipote che è francese, glieli prendo in francese e glieli regalo. Se io voglio fare felice un'amica, gli regalo il libro di Stefansson. Fantastico. Più che una domanda, una dichiarazione d'amore. E allora volevo dire che i tre libri che mi sono piaciuti e che io indirizzerei come educazione pedagogica nelle scuole per i ragazzi, come indicazioni di lettura, sono Paradiso Perduto, poi La Tristezza degli Angeli e Il Cuore dell'Uomo, dove praticamente... Ma signora, ma c'è un punto interrogativo alla fine? C'è un punto interrogativo alla fine, vero? No, il punto interrogativo, vabbè, può essere sull'ultimo libro che lui ha scritto, cioè quello sulla tenebra. La tua assenza tenebra, dove praticamente lui si finge di aver perso la memoria e coglie l'occasione per raccontare tutto. Un'infinità di storie che sono una somma di tutte le altre. Ma il punto sbaglio o no? Si sbaglia o no la signora? Cioè la scusa, il romanzo è una scusa per raccontare tutta una serie di storie, non solo di te. Questo è fondamentalmente. Ho detto bene, signora? Ok. Sylvia, my translator says hello. She couldn't be here because she's in Iceland. Allora, innanzitutto Silvia, la mia traduttrice, vi manda tanti saluti, ma purtroppo stasera non può essere qui perché è in Islanda. And of course, my book in Italian are much better than my books in Icelandic. Ovviamente i miei libri in italiano sono molto meglio dei miei libri in islandese. But I always add that because I have to do it, to be honest. Però appunto io in realtà mi dispiace di dover fare le presentazioni io. That they are much, you know, longer in Italian than in Icelandic. Però va detto che ad esempio sono più lunghi in italiano che non in islandese, ad esempio. Because he is always adding some, you know, sex scene. Oh, in really? Silvia piace aggiungere delle scene di sesso qua e là. You know, Italia. Sapete gli italiani, no? Anyway, the question. Ma veniamo alla domanda. Of course, I don't remember and I do remember what I was thinking when I started to write the book. Ovviamente ricordo molto bene e non ricordo affatto a cosa stavo pensando quando ho cominciato a scrivere questo libro. In a way that, you know, it's a fact that I forget almost anything. Ed è un fatto che tendo a dimenticare la qualunque. Of course, besides that, Iberborea is the most wonderful publishing house in the world. A parte il fatto che Iberborea è la casa editrice migliore del mondo. But some months ago or last year, you know, I don't remember, you know, I forget everything. Ma alcuni mesi fa, o forse l'anno scorso, non mi ricordo, vi dicevo che non mi ricordo, no? I stumbled over some papers from when I was starting to write the novel, The Absence. Trovo degli appunti su che riguardano proprio il periodo in cui ho cominciato a scriverlo questo romanzo. And then I saw what I was
you know, what was my plan, what I was thinking. E lì ho visto quello che era la mia pianificazione, il mio piano, quello che pensavo quando ho cominciato. It was not a very good plan. E non era un gran piano. And I'm very happy that I didn't, you know, manage to write after that plan. E mi fa molto piacere, dopo aver scritto quel progetto, di essere andato in una direzione completamente diversa. It's always like that, you know, when I start to write something totally new pops up. Funziona sempre così in realtà, quando comincio a scrivere poi salta sempre fuori qualcosa di completamente nuovo. But I think that, you know, partially I wanted to have a narrator who, yeah, had no memory. Però penso che l'idea fosse quella di avere una voce narrante, un narratore che non ha ricordi. So he could tell all kinds of stories without him getting in the way. In modo da poter raccontare, da permettergli di raccontare tutta una serie di storie senza che lui fosse coinvolto in alcun modo. Because when you're writing a story or stories, that's, you know, you have this some kind of narrator. Perché quando scrivi delle storie di questo genere, appunto, hai un qualche narratore, una voce narrante. And then you have the novel itself and all its, you know, not rules, but all its history. E poi hai tutto attorno, diciamo, il romanzo stesso, le storie. And then it's you, the author, with everything that you have lived and dreamt and etc. E poi ci sei tu, l'autore, con tutto quello che hai vissuto, tutto quello che hai sognato. So the whole world and all the story, they have to go through these filters, three filters. Quindi in sostanza tutte le storie devono attraversare questi tre filtri diversi. When I was a very young man, much younger than today. Quando ero giovane, e intendo molto più giovane di quanto io sia oggi. It's a song. When I was younger, much younger. Yeah. È una canzone o mi sbaglio? Because they are everywhere, the Pastors, the Beatles. Yes. Well, I was young. Yes, I was young. I needed the money, as they say in some film. Okay. No, I will not get there. Sorry. So, allora, ero giovane, avevo pure bisogno di soldi, o forse quello lo dicevano in un film. Vabbè, comunque, stavamo dicendo. Yes, I was young. Okay. And I was in the countryside, and I was doing the milking, you know, milking the cows. Allora, ero giovane, eravamo in campagna e dovevo mungere una mucca. And you had to take the milk from the cows, the warm milk from the cows, and pour it into some, you know, container or something. E bisognava appunto raccogliere il latte caldo dalla mucca e metterlo in un contenitore, diciamo. You had to pour it through a filter. E bisognava versarlo su un filtro, per l'appunto. You know, taking many things out. E questo impediva una serie di cose di cadere, diciamo. I see you know about that. Ah, yeah, tu ne sai? Yeah. Ok. We have a farmer here. Abbiamo una mungitrice professionista in prima fila. So, it goes the same with writing, you know. The cow is, you know, can be the eternity or humanity or whatever. Funziona più o meno allo stesso modo con la scrittura, perché la mucca può essere, non lo so, l'eternità, l'umanità. And then comes the writer. Poi arriva l'autore. Start milking the eternity and the humanity. Che comincia a mungere l'eternità e l'umanità. But instead of, you know, make the readers drinking the milk just as it comes without cleaning it. Però non vuole che la gente beva quel latte senza che venga ripulito, appunto. It goes through
all kind of filters. E quindi questo latte viene passato attraverso una serie di filtri. So I think that I was trying to remove those filters while writing the book. Quindi penso che quando ho cominciato a scrivere questo libro la mia intenzione era proprio quella di rimuoverli, questi filtri. Therefore the poor guy have no memory at all. Ed è per questo che questo povero Cristo non si ricorda niente. And he was not very happy about that. E non era proprio contento di trovarsi in questa situazione. Because when you're writing you are endlessly, you know, talking and quarreling with your characters. Perché ovviamente quando scrivi passi il tempo a litigare, a argomentare con i tuoi personaggi. And it can be terrible when you have to, you know, kill a character or remove him or her from the story. Ed è bruttissimo ovviamente quando devi ucciderlo un personaggio oppure quando devi eliminare lui o lei dalla storia. Some of them can be very, very angry. Alcuni si arrabbiano veramente tantissimo. And they jump when I'm trying to sleep, they jump on my chest like little devils. E quando dormo, dopo che cerco di farli fuori, mi saltano sul petto come dei piccoli diavoli. So it can't be, you know, difficult thing being a writer. Quindi fare lo scrittore non è poi così semplice, non so se ve ne rendete conto. So anyway, I was trying to have writing this book, having the milk without the filters. Quindi, per scrivere questo libro, stavo cercando di arrivare al latte senza filtrarlo. It make no sense. Therefore, it makes sense. Il che non ha alcun senso e quindi ha senso. Okay. Jon Kalman Stefansson è proprio questa cosa qua. Anche nei miei romanzi. Yes. Abbiamo ancora qualche minuto però, vero? Sì? Sì, ok. Allora ti chiedo qualcosa a proposito di un articolo che è uscito oggi su Tutto Libri. Non so se l'avete preso, oggi è uscito un pezzo, un lungo articolo di Stefansson su Tutto Libri. Inizia in un modo che è molto Stefansson, cioè noi siamo in una cucina, c'è il caffè che sobbolle, c'è Lana Del Rey alla radio, insomma è una scena domestica. Sembra per certi aspetti la celebrazione del domestico, un po' come se si volesse dire che siamo disattenti, siamo troppo veloci e a volte ci dimentichiamo e diamo per scontate delle cose che non lo sono. Cioè il nostro domestico non è scontato. Poi prendi una direzione politica proprio, nel senso che quello che sostieni è che il domestico non è la vita, la nostra quotidianità, parla di quotidianità proprio, non è scontata perché presto, fondamentalmente, la nostra quotidianità non sarà più la stessa. Io avevo letto questo pezzo alcuni giorni prima che uscisse e aveva un titolo molto potente, poi è stato cambiato, che era "Nessuno lo farà al posto nostro". E allora è questo che ti chiedo. Che cos'è che nessuno farà al posto nostro? You know, we are on crossroads in history. Vedete, siamo ad una svolta, ad un incrocio importante della storia. In many senses, you know, all society on earth are changing very fast. In molti sensi, nel senso che ad esempio la società, il pianeta stanno cambiando molto rapidamente. And one of the biggest reasons is this global
not warming but boiling. E uno dei motivi è non il riscaldamento globale, ma la bollitura globale. And we can have our opinion about that and why it is or how it is. E possiamo avere diverse opinioni sul perché siamo arrivati fino qui, come siamo arrivati fin qui. It won't change the fact that the world will not be the same as it is today after 10 or 20 years. Ma questo non cambia il fatto che tra 10, 20 anni il mondo non sarà più come oggi. So we have to, everyone, everywhere has to change the way he and she think and behave. Quindi ciascuno di noi è costretto a cambiare il modo in cui pensa e il modo in cui si comporta. One of the photo who made most impact in history or in last century. Nell'ultimo secolo was taking around, I don't know, 66, 67, 68 mm-hmm. from space. There was a photo taken from space. Okay. No, no. Una una delle foto più importanti della Terra è stata scattata 6-7 anni fa, secondo me. So it was the first photograph taken from the space. Ed è stata off Earth. È stata in sostanza la prima foto che è stata scattata dallo spazio della Terra. It's difficult for us to understand how big impact it made because we see photo of Earth, you know, every day. E ovviamente adesso vediamo foto della Terra di continuo, quindi a noi non fa né caldo né freddo, però è stato veramente un momento rivoluzionario. And suddenly everyone realized this basic naive fact that we all live in one island and this island is called Earth. E così tutti abbiamo capito una cosa che, se vogliamo, abbastanza naif, se volete, molto semplice da capire, ma che non avevamo colto, ovvero che tutti noi viviamo in sostanza in questo isolotto che corrisponde appunto al pianeta Terra. And like in all islands, everything you do will affect the next person, and etc. E come accade appunto ad esempio su un'isola, ogni cosa che facciamo noi avrà poi un'influenza su qualcun altro che verrà dopo e via discorrendo. It's so simple that it's incredible that we don't get it. Ed è così semplice che è incredibile che non riusciamo a capirlo. And that's the very thing that we have to change, that we are not, you know, hundreds of nations, we are only, you know, humans. E la cosa che dobbiamo capire è che non è che siamo centinaia di nazioni diverse, noi siamo esseri umani. And I think the next 10 or 20 years will be battle with the people, the politicians who want us to believe that we are not as one, but we are as, you know, 100, many hundred nations. E secondo me tra 10-20 anni ci saranno dei politici che cercheranno di convincerci a litigare gli uni con gli altri, perché non vorranno che ci ricordiamo che facciamo parte dello stesso gruppo, dell'umanità, ma facciamo parte appunto di nazioni separate. So we have to change how we think. E quindi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. And nobody can do that for us. E nessuno può farlo per noi. So we have all this duty towards the life, our kids, our grandchildren and the future. Abbiamo questo dovere e lo abbiamo nei confronti della vita, non solo nostra, ma dei nostri figli, dei nostri nipoti e di quelli che verranno dopo.
So that was maybe my point, because we are so used to think, well, I can't do anything, you know, with my life. I'm so small. E in realtà appunto forse quello era il punto del titolo, no? Cioè io posso fare un po' quello che voglio, io sono piccolino, posso fare, non è che cambi tanto, no? You know, we are so busy with our life, you know, with our kids, and our work, and our garden, and our summer holidays. E quindi posso fare un po' quello che mi pare nel mio cortile, con i miei bambini, quando vado in vacanza. So I will do it tomorrow, or someone else will do it for me. Quindi tutte queste altre cose magari le farò domani o qualcun altro le farà per me. So if you think like that, there will not be any tomorrow. Ma se si pensa così, non ci sarà il domani.